Ah, spiegami un po' come mai sei qua. Allora, io alle volte ho molta ansia, mi prende proprio l'ansia, quindi sto male proprio a livello fisico anche. Però, cioè, vorrei un po'... risolvere questa cosa. Ok, allora, spiegami bene che cosa ti succede. Quando sono per esempio in mezzo a tanta gente, oppure non lo so, mi viene in mente qualche pensiero particolare mio così, non riesco più tanto a respirare bene così, è un po' di... Sì, allora, spiegami un po' che cosa ti succede, cioè ti viene da... Cioè, senti che ti manca il fiato, senti che il cuore batte forte, ok? Sì, in pratica è così che mi capita. Mm-hmm. E niente, c'è un domani perché, cioè, così può scoppio a piangere, che so che non dovrei piangere perché non ci vuole più che ma... Però, cioè, mi capita e non riesco a trattenerlo, anche se ci provo, che mi dico no, è solo una cosa mia di testa, però non riesco, io, cioè, tutti mi dicono, ma sei tu magari, perché non hai proprio niente di cui preoccuparti, invece è così, cioè mi viene, non riesco a trattenerlo. Ok, provandoci. Ma da dove arrivano questi stati d'ansia? I ricercatori trovano cause molteplici. Possono esserci fattori genetici, quindi una predisposizione della persona a sviluppare questi stati, uniti a fattori ambientali che possono essere familiari oppure derivare da relazioni nell'ambiente esterno. Per fare un esempio, un rapporto problematico col partner che la persona non si sente in grado di gestire, difficoltà nella gestione della rabbia che rimane appunto bloccata ed esplode a livello emotivo in questi forti stati ansiosi, e importanti traumi psicologici come potrebbero essere un grave incidente stradale oppure una calamità naturale come un terremoto e simili. In questi casi l'ipnosi ericksoniana è molto efficace perché attraverso il rilassamento ipnotico abbassa il livello d'ansia, mentre attraverso le risorse dell'emisfero destro ci permette di elaborare ciò che è accaduto e di trovare nuove risorse per fronteggiare meglio le situazioni esterne. Ma a parte questo, vediamo ora quali sono le prime indicazioni che noi possiamo dare a un paziente che soffre d'ansia ed attacchi di panico. Ok, allora prova a ripetere un attimo cosa fai quando ti arriva l'ansia. Niente, allora, cioè, comincio a dirmi, insomma, che è una cosa mia, che non è reale questa cosa, che è solo una paura mia in realtà, capito? È che tipo mi prende questa paura di stare male, di morire, così allora vedo se almeno sto bene, diciamo, a livello fisico, così, perché è proprio paura. Cerchi di controllarlo? Sì, perché io quando vedevo queste cose magari dicevo vabbè, sono malati, sono pazzi quelli che fanno queste cose, non è da persone normali, mi rendo conto che anche appunto esplodere a piangere così non è una cosa del tutto normale, no? Invece anche se cerco di controllarmi, di impormi dentro, di controllarlo, a volte non ce la faccio, è più forte di me. Ok, quindi funziona? Direi proprio di no, che non. Okay. Anzi sto peggio, perché dopo, se deprimo, arrivo a un punto dove proprio scoppio e non
non ce la faccio più. Ok, allora, la prima indicazione che ti posso dare è questa. Devi tenere presente che l'ansia è un fenomeno cosiddetto transitorio, ovvero una cosa che passa, ok? E può durare da un minuto a 20 minuti. Quindi è come se noi avessimo la marea, no? Le onde del mare, che sono regolari. Nel momento in cui tu sei normale, stai bene, è come se le onde fossero regolari. Improvvisamente arriva l'onda anomala un po' più alta che crea, diciamo, scompiglio, no? Si nota, si vede. Però quando noi siamo al mare, generalmente, se rimaniamo davanti all'onda, questa ci butta giù, ok? Generalmente i nuotatori esperti, se è bassa, riescono a saltarla, oppure ci passano sotto, o comunque semplicemente la lasciano passare, ok? Quindi l'indicazione che di solito si dà in questi casi è proprio di questo tipo: siccome l'ansia, appunto, fa un transitorio che dura da 1 a 20 minuti circa, è importante lasciarlo passare come un'onda anomala, ok? Sai che ti può succedere, e quindi è così. Quindi questa è una prima indicazione che ti posso dare, poi lavoreremo nello specifico sull'ansia e sul panico, quindi le sedute, ok? Va bene, grazie.